Negli ultimi 15 anni le ricerche che si muovono attorno ai metodi narrativi e al ruolo che la lettura ha rispetto allo sviluppo cognitivo, allo sviluppo emotivo, alle dimensioni dell'autoefficacia, dell'autostima, della capacità di immaginare e progettare il futuro, non si sono interessate soltanto della fascia infantile. Ma si sono interessati anche degli effetti che queste pratiche hanno in relazione alla popolazione in età adulta e in età anziana. Che cosa sappiamo? Sappiamo un po' di cose. Innanzitutto sappiamo che le storie, quindi la fruizione di narrazioni, anche la semplice fruizione di lettura ad alta voce o di lettura singola, lettura individuale, determinano nei soggetti una attivazione di aree del nostro cervello che non riguardano semplicemente la comprensione di quello che si sta leggendo, ma una serie di aree interconnesse tra loro che fanno riferimento alle dimensioni di tipo emotivo, alle dimensioni di tipo motorio, alle dimensioni che hanno a che fare con la comprensione degli altri, eccetera. Proviamo a esplorare così in modo molto discorsivo alcune ricerche. Per esempio, ci sono delle ricerche interessanti che ci dicono che la popolazione carceraria, per fare un esempio relativo alla popolazione adulta, è una popolazione adulta a un livello particolare di difficoltà, manca di un tipo di competenza molto spesso. Innanzitutto, il livello di alfabetizzazione della popolazione carceraria è un livello che è mediamente inferiore a quello degli adulti in una situazione di libertà. Ma oltre a questo si è verificato come manchi in particolare la capacità da parte dei soggetti che sono in regime detentivo di immaginare le conseguenze a lungo termine di un'azione. Ora, questo è molto interessante perché quello che la lettura, una delle cose che la lettura è in grado di mobilizzare è proprio questa competenza. Che cosa facciamo? Che cosa fa ciascuno di noi quando apre un romanzo? Se il romanzo lo coinvolge, inizia a immaginare, a pensare che cosa succederà dopo e quindi si abitua a fare proprio queste previsioni, questi spostamenti in avanti, questi balzi temporali per iniziare a pensare alle intenzioni, alle azioni del protagonista, della protagonista, dei protagonisti e alle conseguenze di queste azioni che determineranno a loro volta altre azioni. Quindi è così interessante questo aspetto che alcuni mesi fa il Ministero di Grazia e Giustizia brasiliano ha pensato addirittura di consentire ai detenuti che si propongano di leggere un libro e dimostrino di averlo letto e compreso uno sconto di pena. E questo è possibile farlo con 12 libri all'anno, quindi accumulando una serie di giorni di sconto di pena. E non è un'attività così, come dire, premiante per uno sforzo di tipo culturale, ma si va proprio a vedere come ci sia un impatto sulla diminuzione delle recidive. Sarebbe a dire che i carcerati che diventano lettori hanno una probabilità minore di ripetere lo stesso reato. Proviamo a vedere altre dimensioni. Una ricerca longitudinale, quindi una ricerca che ha affrontato e che ha verificato 170.000 soggetti per un periodo di tempo molto lungo, per 40 anni, nel mondo anglosassone, in particolare in Inghilterra, ha dimostrato come la lettura sia uno dei predittori più importanti del successo professionale. Cioè, qual è la dimensione che io ritrovo in tutti quei soggetti che poi sono soddisfatti della propria vita, soddisfatti della propria posizione lavorativa, eccetera? Bene, si è visto che il predittore più importante, cioè la cosa che avevano in comune tutte queste persone, era aver avuto una continuità di esperienza di lettura personale, in particolare nell'età dell'adolescenza, ma che determina poi l'età dell'adolescenza è quella normalmente critica rispetto al rapporto con la lettura. Quindi chi ha mantenuto anche nell'adolescenza ha una probabilità molto più alta di avere un successo professionale. Questo addirittura è percentualizzato, cioè si vede come questo abbia un effetto sulla popolazione femminile, sulla popolazione maschile, adulta, eccetera, eccetera. Ecco,
Questi sono due esempi. Potremmo parlare di come la lettura sviluppa le capacità empatiche, quindi le capacità di comprendere gli altri. Ci sono esperimenti classici anche molto carini, per esempio in situazioni di marginalità sociale, in situazioni in cui in alcuni quartieri, statunitensi in questo caso, c'era un alto livello di razzismo, è stato provato come sia sufficiente una sola lettura con all'interno dei protagonisti che provengono da culture diverse, da aree geografiche diverse e che quindi la stessa vicenda viene vista da più punti di vista, valorizzando le reazioni e ciò che pensa ciascuno rispetto a quell'aspetto, bene, è sufficiente una sola lettura della durata di circa 15 minuti per determinare un arretramento del livello di razzismo pari su alcune scale al 30% con una permanenza di 6 mesi. Quindi un effetto veramente molto molto forte. In questo momento con il gruppo dei collaboratori con cui lavoro sia presso l'Associazione Pratica sia all'Università di Perugia stiamo verificando una serie di effetti della lettura sia sui bambini, sui giovani e sui soggetti adulti. In particolare, per esempio, una ricerca molto interessante la stiamo facendo sulla popolazione anziana, anche la popolazione anziana istituzionalizzata, per vedere come la lettura riesca a arrestare o addirittura arrestare o addirittura far retrocedere le malattie che comportano nell'età anziana, nella terza età, un deterioramento cognitivo. Quindi stiamo facendo una indagine di tipo sperimentale, quindi questi soggetti anziani, che sono anziani inseriti dentro le RSA, le residenze sociali sociosanitarie assistite della cooperativa Coinee e poi si è allargata ad altri centri, vengono misurati, diciamo così, in fase iniziale attraverso una serie di strumenti anche di tipo diagnostico che riguardano la memoria a breve termine, la memoria episodica, la memoria autobiografica, la qualità della vita in termini generali e alcune altre dimensioni afferenti al campo cognitivo, quindi a quali sono le capacità cognitive residue di questi anziani che sono istituzionalizzati, cioè sono anziani che vivono all'interno di queste RSA e quindi sono alcuni patologizzati, Alzheimer, Parkinson, eccetera, altri hanno il deterioramento cognitivo normale determinato dal progresso dell'età. Questi soggetti vengono poi sottoposti a un training di lettura della durata di 100 giornate, quindi insomma abbastanza rilevante come attività, e poi verranno, questo lo vedremo nel corso del 2014, verranno di nuovo misurati con le stesse strumentazioni per verificare che cosa è successo. Insieme a questo ci sono strumenti di controllo per verificare appunto che gli effetti che verranno determinati sono dovuti proprio alle attività di lettura. Ma non c'è soltanto la lettura. La lettura tout court è il metodo più semplice. Perché è il metodo più semplice? Beh, perché leggere è una cosa che impariamo a 6 anni e che ci portiamo dietro poi per tutto il corso della vita. La lettura è un elemento estremamente significativo, forse dovremmo riflettere su come all'interno dei processi di istruzione la lettura venga fatta avvertire più come un compito piuttosto che come un'opzione, come un piacere, come una possibilità personale, quindi gli venga tolto quell'aspetto che è l'aspetto proprio della lettura, di essere delle storie, l'aspetto proprio delle storie è quello di essere degli esempi della vita compressa e semplificata. Che cos'è una storia? Una storia è qualcosa che mi dice come si può comportare un personaggio in una determinata situazione, che cosa può accadere se io faccio una cosa, come si può mettere in parola un'emozione. Quindi le storie sono soprattutto repertori di senso e significato. In questo senso, nel 1997 è stato ideato e poi sviluppato nei 3 anni successivi, poi testato e utilizzato
ancora, ovviamente ancora oggi, che si è sempre più diffuso, un metodo, il metodo dell'orientamento narrativo. E il metodo dell'orientamento narrativo noi l'abbiamo applicato con l'associazione pratica proprio a tutte le categorie di utenza. Quindi l'abbiamo sperimentato con i bambini della scuola dell'infanzia, con gli anziani e con tutte le categorie di utenza. Vorrei citare in particolare una esperienza particolarmente significativa con gli adulti e la capacità di questa esperienza di ridefinire e risignificare quello che stava succedendo a degli adulti. Mi riferisco a degli adulti in particolare che avevano interrotto il loro percorso formativo in giovane età e che da adulti, da grandi, decidono di riprendere, quindi insomma, di conseguire per esempio la licenza media oppure di conseguire un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Bene, in quel caso noi che cosa abbiamo fatto? Bene, il metodo dell'orientamento narrativo ha diversi strumenti con i quali lavora, forse lo strumento principale è quello della narrazione guida. Che cos'è una narrazione guida? Una narrazione guida è un percorso che si centra tutto su un'unica storia. Quindi, per esempio, c'è un romanzo che fa un po' da metafora di riferimento per tutto il percorso che verrà svolto. In questo caso, la metafora di riferimento era quella del Conte di Montecristo. Perché? Perché la storia di Edmond Dantès è la storia di qualcuno che ha interrotto qualcosa. Edmond Dantès è un giovane marinaio, sta per venire nominato capitano della nave in cui era imbarcato, sta per sposare la sua bella Mercedes, quindi tutti i suoi sogni si stanno per coronare. Alla festa del suo fidanzamento viene prelevato, viene arrestato senza sapere nemmeno il motivo, subisce uno stranissimo interrogatorio da Monsieur Villepin e in conseguenza di questo interrogatorio viene tradotto al carcere, alla fortezza d'If, e lì viene rinchiuso, viene addirittura privato del nome, diventa un numero, il numero 34, se non erro, e quindi, come dire, non esiste più. Gli strumenti narrativi sono estremamente vari, si va dalla semplice lettura ad alta voce, rispetto a questo, appunto, 5 anni fa abbiamo lanciato un movimento che si chiama LAV, lettura ad alta voce, ci sono 300 persone in questo momento in Italia che fanno in 17 città un'attività di volontariato attraverso la lettura ad alta voce, quindi semplicemente vanno a leggere per gli altri. Ma ci sono anche modalità più elaborate, abbiamo accennato all'orientamento narrativo, ci sono altre forme in cui si utilizza per esempio la scrittura oppure si utilizzano altri strumenti collegati alle narrazioni. Le narrazioni hanno una funzione potentissima sugli uomini e le donne, perché vanno a intercettare una nostra modalità propria di pensiero, che è il pensiero narrativo. Ciascuno di noi, come ci ricorda Brunner, ha due modalità di utilizzare il pensiero, e sono la modalità logico-paradigmatica e la modalità narrativa. Mentre la modalità logico-paradigmatica è propria soltanto di alcune culture, il pensiero narrativo esiste in tutte le culture dall'ominazione. Quindi per questo le storie funzionano così tanto. Funzionano perché sono una modalità attraverso la quale il nostro cervello, come dire, conosce il mondo, conosce gli altri, attribuisce senso, significato, intenzioni alle nostre azioni, intenzioni alle azioni degli altri. In effetti, che cosa facciamo? Quando conosciamo una persona che ci interessa, il nostro bisogno è quello di raccontarci e di ascoltare la storia dell'altra persona. Quando abbiamo bisogno di capire che cosa è successo a una persona, ci facciamo raccontare la storia di quell'avvenimento. Con le storie ci incontriamo e ci scontriamo quotidianamente, le pubblicità ormai sono storie, i politici usano esperti di storytelling per aiutarli a sviluppare le loro narrazioni persuasive. Ci sono stati anche film, no? Ricordo per esempio The Truman Show, che ci hanno raccontato di quale sia un po', attraverso una metafora, quale sia il filo sul quale camminiamo. Il filo sul quale camminiamo è, se pensiamo anche a noi stessi come una storia, è esattamente questo. Tutti noi siamo protagonisti della nostra storia, ma non è detto che ne possiamo essere autori. Sviluppare competenze narrative serve a ciascun soggetto a essere maggiormente non soltanto il protagonista, ma l'autore e lo sceneggiatore della propria esistenza.